fatta obbligatoria. L'idea che nasce dal profondo e cresce in una bozza, che sia un cielo di basso oppure una natura morta. Diverse sfumature per varianti di carattere, se sei un vero prodigio prima o poi dovranno ammettere. Esterni sentimenti fai pesare il tuo valore, fratelli e pentagrammi so che c'è chi lascia il cuore. Artista di talento cerca posto nella storia, ovunque tu ti esprima sta fermata obbligatoria. Ascolta bene, questa è fermata obbligatoria. Esterni sentimenti fai pesare il tuo valore, fratelli e pentagrammi so che c'è chi lascia il cuore. Ascolta bene, questa è fermata obbligatoria. Esterni sentimenti fai pesare il tuo valore, fratelli e pentagrammi so che c'è chi lascia il cuore. Buonasera a tutti, bentrovati. Ancora una volta ho fermato obbligatoria e vi starete chiedendo: ma cosa ci fai lì, Molly? Effettivamente doveva esserci Letizia. Letizia non è potuta venire, è abbastanza impegnata, insomma, con i suoi tour anche come cantante. Come sapete tutti, Letizia fa parte dei Milk, quindi la voce dei Milk non c'è. Piero, idem, insomma, impegnato con il teatro, quindi eccomi qua. Eccomi qua, saluto anche Felice che è impegnato con Letizia. Detto questo, mi trovo a Caltanissetta. Dietro di me, alle mie spalle, trovate il Teatro Rosso di San Secondo, e proprio questa sera ci sarà una serata di gala e noi stiamo aspettando un personaggio speciale. Se volete sapere chi è, restate con noi. Buonasera a tutti, benvenuti, ben trovato, grazie, non ci credo. Veramente. Dopo lungo inseguimento, si chiama Molly ma è dura invece, ragazzi, attenzione che il nome inganna. Che quando mi disse Molly io ho pensato a che cosa? Mal di testa, Molly, quella che c'era mal di testa. E non hai sentito l'altra che appunto era anche un diuretico, meno male no, che l'hanno tolta no. dalla circolazione, certo, quindi Molly mio nome mi si è salvato. Grazie. Allora, siamo in compagnia di Sasà Salvaggio, cioè neanche ci posso credere, insomma, che ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sasà, stasera, ecco. Insomma, una serata un po' particolare, sì. No? Una serata di gala. Esatto. Noi proprio, insomma, siamo in tema. No, ma invece spezziamo, diciamo, l'eleganza del teatro e della manifestazione con i caschetti, diciamo, da... Com'è? Io sono l'operaio e il direttore. Vabbè, no? diciamo. E allora, Sasà, ti volevo chiedere cosa succede questa sera? Stasera è una serata di gala. Sì, insomma, stasera è una serata. Parliamo un po' di te per adesso. Sì, poi no, è una serata di gala, è un premio nazionale in cui, insomma, io sarò premiato come immagine della Sicilianità. Avete capito? Del mondo. Non è, devo dire, il primo premio che prendo su questo argomento, anche perché io da 20 anni lavoro all'estero. Tra l'altro sono tornato da poco, proprio dagli Stati Uniti, ho fatto New York e Philadelphia e next time, prossimamente, ora a novembre. Quindi tu ci rappresenti anche un fuori, tour, no? Rappresenti, sì, come no? La Sicilia. Cioè, la Sicilia, assolutamente. Esatto, quindi pensate un po' che bella cosa. Ma come funziona? Chi vuole venire con te, insomma, come funziona la cosa, no? Così magari mi organizzo anche. Se uno si accatta un biglietto, è facile, non è che ci vuole chissà che cioè, cosa. È possibile, insomma, venire con te a seguire questo tour. Ma certo, figurati. Quindi, ora facciamo, guarda, il 4 novembre sono a Detroit. Il 5 sono a Toronto e il 6 a Chicago. Allora io parlerò così e poi mi sposto a New York perché seguiamo le elezioni di Trump e Clinton, vediamo che succede, e perciò le seguiamo in forma ironica, poi insomma sono altre cose che allora, poi vedrete. Sasà, questo programma è un programma che è nato per i talenti, fermato obbligatorio. Esatto. Tu hai fatto tanto nella tua vita, è un grande bagaglio artistico, no? Quindi teatro, speaker, telesasà, la notizia, insomma, tu hai fatto veramente tantissimo. Io quello ti volevo chiedere, intanto, dai veramente, mi viene da ridere, adesso non ce la faccio. Dai un consiglio a questi ragazzi che stanno iniziando adesso, no? Perché è un'epoca un po' difficile, certo, no? Certo. Quindi quale consiglio può dare Sasà, insomma, per... Allora, per chi vuole fare il comico, Itax Soriale, diventate medici, fate un'altra professione, fate gli avvocati, fate... No, a parte gli scherzi. Oh, è chiaro che oggi fare l'artista è diventato molto difficile, cioè attenzione. Uno, perché ci sono troppe persone che pensano di fare questo mestiere, però ti devo dire che la qualità poi alla fine esce sempre. In questo mestiere non si può inventare, non puoi decidere, sai? Oggi voglio fare il comico, voglio fare il presentatore, voglio fare l'attore. Devi avere il talento, e il talento è una cosa che è innata, se no tutti potrebbero fare il mestiere di tutti, no? Io faccio questo. Il talento però va alimentato, c'è tanta gente di talento che non ha avuto successo perché
non ha saputo gestirsi e perché magari un minimo di successo gli ha fatto montare la testa, ha perso, come si dice, ha perso subito di vista il, come si dice, la realtà ed è caduto immediatamente. Oggi tra l'altro ci sono i social, ci sono anche tantissimi modi per farsi vedere, non c'è solo la televisione come una volta. Ci vuole tanta pazienza, tanto impegno, tanto studio, tanto talento e soprattutto i piedi piantati ben a terra, mai montarsi la testa, e invece di guardare quello che fanno gli altri, il consiglio è guardate sempre quello che volete fare voi. Anche io dico sempre, se voi guardate, vi girate, guardate quello che fanno gli altri, rallentate, invece se tu guardi dritto vai sempre avanti. È vero, è vero. Senti Sassà, ma tu, anzi, perché ti, cioè, ci tengo insomma a dirti questa cosa qua, tu sei stato anche inviato, no? Di Striscia, ma anche conduttore. Esatto, ecco, però perché ho toccato questa tematica dell'IVA? Perché come tu sai, intanto salutiamo Piero che oggi non è venuto, ciao Piero. Niente, non ti preoccupare, Piero, non ci manchi completamente, allora, diciamoci la verità. Allora, però appunto a parte Piero deve essere con noi, ci cioè deve essere anche Letizia. Letizia, peccato che non è venuta, hai visto già? È felice, mannaggia. I due inviati speciali dei sondaggi di Letizia, insomma io sono venuta qua perché insomma ci tenevo che fossi tu, adesso lo prendiamo, vediamo. Facciamo questa sorpresa. Attenzione, non è un tapiro che gli dobbiamo consegnare. No, non è un tapiro. È certificato di merito artistico, ma bene poi, vabbè, comunque diciamo, è un certificato ad honorem che gli diamo così, per la conduzione, i sondaggi di Letizia come inviata fermata obbligatoria Web TV. Tu l'hai vista, che ne pensi? La possiamo firmare questo attestato? Guarda, glielo firmiamo a prescindere perché non è che qualcuno farà fermato perché si chiama Letizia già. Perché si chiama Letizia ed è diciamo un certificato di speranza, nel esatto. Senso se non c'è un certificato per poter insomma crescere. Sapete che lei è anche una cantante, puro. In questo gruppo si chiama Emilke, quindi lei è la voce di gruppo, quindi benissimo. Oltre ad essere una peperina è anche la cantante, ha una bella voce. Amore, dai, fermiamo, fermiamo. Non si parla, è giusto, no, che c'è, stato, c'è qualche assegno sottano. La data gliela mettiamo ad oggi. Oggi che cos'è? Oggi. 20, che siamo oggi? 29. Allora, dunque, sì, 29 10 2016, attenzione, firma testimonial che sarei certo, io. Certo, avete capito. Attenzione, Sassà, salvaggio, a posto. Bene, adesso è arrivato il momento di Felice, qua sarà vero contento perché stiamo parlando ovviamente di... È già uno che si chiama Felice, Felice. Può essere, ma non è Felice, diciamo. Allora, firmiamo, ecco qua. Allora, il capo cantiere dello spettacolo, in questo caso, ecco. Fatto. È fatto, ce l'abbiamo fatta ragazzi, fermata obbligatoria, mi raccomando continuate a seguirci e soprattutto Sassà sarà un supervisore, quindi mi raccomando restate con noi, grazie, Sassà fantastica. Insomma, presa insomma dagli attestati, ci siamo dimenticati di consegnare che ovviamente cosa? Ufficialmente un omaggio da parte di fermata obbligatoria. Un cadeau, obbligatoria. Attenzione. Perché insomma tu riceverai un premio questa sera, però esatto. Volevamo portare anche uno nostro. Esatto, ricordo. Vediamo. Tira fuori. Sentiamo. Olè. Attenzione, una maglietta. Vediamo, ecco. Giriamo, ah, giriamo. Vabbè, eccola qua, fermata obbligatoria. Poi io che sono palermitano che abbiamo pure il tram e ce l'abbiamo proprio, abbiamo sia la fermata obbligatoria per il l'autobus, pure scordare. Per il tram, capito? Cioè chi se lo può scordare. Là, metto là e salgo, anzi o mi attacco al tram e dico a te a secondo. Così. Va bene, un saluto agli amici di fermata obbligatoria, da Molly, che Molly non è, e da Sassà, a voi la linea. Grande applauso, facciamo questo grande applauso. Il momento istituzionale. Sì, bello serio. Guarda che bello, guarda. Okay, dai. Giù le luci. Che va a fare? Aspetta, maestro, giù le luci. Ah, c'è una discussione. Oh, sì. Premio Guitti nel mondo assegnato a Sassà Salvaggio. Motivazione. Per la straordinaria capacità di raccontare ed essere siciliano nel mondo con ironia, sarcasmo ed eleganza, mettendo in luce sia le bellezze che gli aspetti più critici della nostra terra, trasmettendo comunque al pubblico l'importanza delle sue origini. E quindi... Ci siamo? Grazie.
Grazie. Per Alessandro, consegniamo il premio. Grazie. Sasà Salvaggio. Ciao, legna. Quando io vado in televisione mi faccio a te Sasà. Chiamare siamo cacchettati insieme. È inutile. Allora, come si fa UA? Si prende un bel respiro. Bello, una schioppettata, si fa vedere. Vedi, diaframmare. Allora vi prego di farlo tutti insieme, ma proprio tutti, perché chi non fa gli succede un annetto e mezzo di disgrazia. Io non vorrei. Ma perché scusate, noi siciliani italiani crediamo a queste cose? No, però facciamo tutte, giusto? Come si dice, non si sa mai. Ora al mio tre sentirete un. Guarda. Ecco, vedi, già comincia la gente a tossire perché è spettora, giustamente non devi dare, è giusto? Uno, chi se bronchite, non è? Due e tre. Hai visto? Basta, fatemi un bel applauso. Però voglio sentire l'applauso. Ecco. Ora ci siamo, ora ci siamo. Oh no, sono contento di questo premio, sono tornato da poco dagli Stati Uniti, ora ripartirò per il giovedì prossimo, faccio una mini tournée, sarò a Detroit, a Chicago, a Toronto, poi vado a New York, seguiremo anche per la TV nazionale come va a finire tra Clinton e Trump, visto che l'8 ci sono le elezioni, cioè, perciò giro tantissimo. Ora, devo dire che in questi anni in cui oltre a lavorare in Sicilia, in Italia e all'estero, a me è piaciuta sempre reclamizzare una bella sicilianità, una sicilianità legata allo spessore, alla cultura, all'arte e all'ironia dei siciliani, perché sarà successo a tanti di voi, soprattutto quelli che vanno fuori la Sicilia. Appena dite di essere siciliani, che cosa vi rispondono? Sicilia? Mafia. Purtroppo ancora oggi non riusciamo a staccare su Sicilia mafia. Io racconto sempre un aneddoto a proposito di estero. Una volta un mio amico a New York, parlavo con un americano, gli chiede l'americano: where do you come from? Da dove vieni? L'amico mio, contento, orgoglioso della sua sicilianità, gli dice: I came from Sicily, vengo dalla Sicilia. E quello gli chiede: Sicily where? Dove? E chi ci dice? Palermo. Che appena ci disse Palermo, l'americano, oh my god, a Palermo, siete certi mafiosi, ci guardi, non è come pensa lei, i siciliani sono brava gente, guardi, è una minoranza, è quello, no, siete certi mafiosi, guardi, io capisco, magari in America siete abituati a vedere il padrino del Godfather, ma mi creda che i siciliani sono gente onesta, gente che lavora, quello, no, siete certi mafiosi, insomma, chi sto, continuava, Mizzaca, l'ha dovuta ammazzare, cioè quello dice, ora... Mi permetto di scherzare naturalmente su noi siciliani, perché come diceva Cicerone, pensate, nel primo secolo a.C. Cicerone diceva: i siciliani hanno una grande particolarità, che è quella di ridere degli altri, ma soprattutto di loro stessi. La nostra famosa autoironia, che ci ha fatto superare difficoltà, sofferenze, che si racchiude in una formula filosofica che è solo ed esclusivamente siciliana. Come risorge il siciliano da delle difficoltà? C'è la crisi, chi ti dice siciliano? Fottete! Un gettavaglio, fottete! Signori, noi grazie a Futtitinni, sto parlando di storia, abbiamo sconfitto 13 dominazioni in Sicilia. Arabi, normanni, fenici, bizantini, spagnoli, tedeschi, cacco, arriva Futte in Sicilia, diciamo che lo facciamo per motivi di ospitalità. Ma c'è una 14ª dominazione in atto. Ci stanno dominando, conquistando silenziosamente e sono immuni al futtitino. Lo sapete di chi sto parlando, no? I cinesi. Signore, io non è che ce l'ho, attenzione, io non me l'aspettavo. In Sicilia, io che giro il mondo, una Chinatown, l'ho vista everywhere, ma io in Sicilia non me l'aspettavo. Domanda stupida, nei cinesi a Caltanissetta. Lo vedi? Ci stanno invadendo piano piano, silenziosamente. Tu vedi passeggiare un cinese in Sicilia, il giorno dopo vedi un negozio con queste tre palle rosse appezzate da davanti, che poi non si vedono mai, non danno fastidio. L'avete visto? Ma che altro che un cinese in un pronto soccorso? Non ci vanno. Va in un supermercato a fare la spesa, ma non ne vanno. Non si vede, ci hanno dal negozio i botoli sulla terra direttamente, si infilano. Guardate che non sto scherzando. Io dove vanno a finire? Io me lo chiedo. Poi io gli auguro tutta la vita del mondo, ma quando muoiono, ma non ne vanno a finire? Signore, un funerale non si è visto mai, nei cimiteri non ci sono, tanto tutti questi ristoranti di sushi che gravano, non ce vai, va.
Naturalmente scherzo, ma io sono scomodo, sono uno che studia. Lo so perché i cinesi stanno avendo questo successo in Sicilia. Perché noi quando parliamo in siciliano parliamo un po' in cinese. Noi non lo sapevamo, perciò questi ci ascoltavano e si sono insediati nel territorio, se mi posso permettere, farò una piccola lezione di siculo cinese, cominciando dalla parola più semplice in siciliano, che chi è stato, come si traduce chi è stato in siciliano? Lo vedi che parlano in cinese? Ku Fu, è cinese, non è siciliano. Chi è stato che mi ha spinto? Ku Fu, Kamammu, Tao, viene come fare cinese. Aspetta, mi ha scoperto, Minku Chao, sento come parli in cinese, sono un po' claudicante, Mi Shanghai. Quando tu non dai confidenza a un siciliano, glielo dici in cinese, ma cute caca, lo senti proprio la Cina. Quando vai a fare, ora c'è il famoso fai da te al riferimento di benzina, per me non è che ce lo fai da te, c'è il siculo cinese che lui diceva, mi facci su pieno, io ci diceva, Atanga Tainki Tu, vedi? Tanto che allora mi sono chiesto, ma può essere che fra tutte queste dominazioni abbiamo avuto anche la famosa dinastia dei Ming? Poi sto parlando di storie, i Ming sono stati una dominazione di grande livello economico e culturale. Siccome sto Ming si sente spesso in Sicilia, no? Esclamazione dello stupore siciliano. Sta Ming, lo senti proprio la Cina? Quando tu non riconosci una persona, glielo dici in cinese, Ku Ming. Tanto che allora mi sono chiesto, ma allora proveniamo dalla famosa dinastia dei Ming, oppure, ma da che Ming di dinastia veniamo? Sono cose che tutti noi ci chiediamo, la Sicilia, quante cose vi potrei parlare di noi siciliani, che poi noi siciliani facciamo un errore terribile. Noi a volte ci prendono come mafiosi, ci dicono terrore, perché non ci sappiamo fare rispettare. Il siciliano non ha la coscienza della propria storia e fa un errore terribile. Per esempio va al nord 2 minuti e non parla più il siciliano. Ignazio Buttitta diceva, un popolo che perde la propria lingua perde la propria identità. Noi la perdiamo all'aeroporto, dipende il gate, già vai, canciano, ma come posso? Io racconto sempre, una volta a Milano fermo uno, chiedevo un'indicazione stradale, faccio scusi, via Gran Sasso, sapete il milanese parla in maniera molto larga, mi dice allora guarda vai a destra, ma quando è stato a Milano, c'è sempre la maglia, sarà. Mi fa, fai un rondò, un rondò. Ma che cos'è questo rondò? Mi fa, il rondò è la ruotatoria. Ci saranno tanti in Sicilia. Guarda, ti aiuto, fai la circunvalla. Io italiano. Ci sai circun chi? A sto chi? Chi sto? Mi guarda. Sai quando una persona ti riconosce? Mi riconosce, ma... A chi parlava tutto a destra, in perfetto siciliano, fa tale cucce, mi fa sassa salvaggio, ci siamo nelle melanesi per un secondo. E questo mi fa, ma sai sassa, vivendo a Milano, certo uno poi riflettendo, certo, chissà da quanti anni vivi a Milano, mi fa da 2 giorni, ma va ammazzate voi, noto 2 giorni. Signori, 2 giorni, aveva perso 2000 anni di storia. Ma pensate se il milanese viene a Palermo e gli dice a palermitano, scusi, il Teatro Massimo, o palermitano ci dice, va a destra, fa un rondò. Una parola ci dice palermitano, a Dabanna, vedi, dall'altro lato. Noi dobbiamo mantenere la nostra lingua. Poi vedete, io lo dico sempre, mai di dialetto, perché il siciliano è una lingua come l'italiano, il francese, l'inglese. Quando si compose la lingua italiana intorno al 1100, tra i 13 dialetti esistenti allora in Italia, il più importante fu proprio il siciliano, tanto che Dante disse il volgar siciliano avanza gli altri in gloria, proprio per testimoniare l'importanza della lingua siciliana. E un siciliano che cosa fa? Siccome gli sembra che parlare nella propria lingua a volte è poco qualificante, fa l'errore peggiore al mondo, traduce il siciliano in italiano, che non si può fare. Io racconto sempre, una volta a Palermo abbiamo una bellissima spiaggia che è Mondello, c'erano i bambini della spiaggia libera, dunque la Palermo un po' più scarsa, che poi si univano con i bambini, diciamo, della Palermo che avevano le cabine, cioè quelli che avevano i soldi,
Perciò quando si univano i bambini, la mamma di quello della spiaggia libera, per non fare mala figura, per non fare brutta figura, trasformava il suo siciliano in una specie di italiano maccheronico e chiamava suo figlio Salvatore così. Sairbo! Che vento giapponese, vicino Sairbo! Ci diceva usci di mollo, usci, ci diceva. Guardati le dita, c'hai tutti i pipistrelli arrappati, ci diceva. Gente che entrava nella guardia medica, sapete, un'irritazione con la sabbia, il dottore che ha le inginaglie tutte squarate, ci diceva. Ma perché dal pesci vendono, dico così, il pesci vendono. Abbiamo un pesce azzurro in Sicilia che sono le occhiate, occhiate. Chi si ci pare anche occhiata, era dialetto siciliano, ho voluto fare tutta la raffinata, vada quello ci fa buongiorno, prego signora, me lo dà un chilo di sguardi. Giovanni, ma chi pesca lo sguardi che sanno tenere? Dobbiamo mantenere la nostra lingua, certo noi siciliani siamo un popolo a parte, diciamoci la verità, a volte ci dovete con noi, noi dobbiamo mantenere le nostre origini. Siciliano per esempio diceva, ecco a proposito di citazioni, Platone diceva, per giudicare un popolo bisogna conoscerne la storia, e io la conosco la storia della mia terra, so perché noi siciliani ci comportiamo in una certa maniera, per esempio noi siamo meteoropatici. Noi viviamo in funzione del clima. La prima cosa che fa un siciliano, qual è la mattina? Si alza, apre la finestra e talia che tempo c'è. Lo so che è vero, di solito c'è una bella giornata, ti viene voglia di uscire, ma Dio ne liberi il nuvoloso. Un chiamo siciliano, bedama, ti chiama sua moglie, c'è Rosalia, guarda che tempo che c'è. Si angoscia, vedi di nuvole, vedi la sua moglie e dice, ma lo sai che ti dico? Stai nata a travagliare. Non ci vai, non me la sento questo tempo. Minchia, se piove, chiude la casa, tipo che arriva un tsunami in Sicilia. Quando c'è il temporale, evento a cui noi siciliani non siamo abituati, ci sono e dice, tale Caruso a scuola non ci manna. Oh! Ma tu pensa a Milano che piove dalla mattina alla sera. Ma perché siamo così? Perché noi siamo freddolosi. Voi non ci crederete, ma noi che viviamo nella terra del sole sentiamo più freddo dei milanesi. Vi dico anche il motivo. Perché mentre la mamma di Milano veste il bambino in maniera leggera, in modo da farlo abituare alla temperatura esterna, la mamma siciliana veste il bambino come se noi abitassimo in Alaska. La mamma siciliana è pronta a coprirti con un mucchio. Mettici giù un mutto, mettici un cappello, mettici la sciarpa, mettici qualche cosa, sempre accomodiamo. D'estate, 40 gradi all'ombra, la mamma siciliana dice a suo figlio, porta del maglioncino. Dice, ma perché non si sa mai? Ma che può succedere? Che nevica da agosto in Sicilia, signore e signori? Noi soffriamo il freddo, ma faccio un test a tutti quanti. Tu un siciliano lo riconosci tra milioni di persone d'estate, con 40 gradi all'ombra, arriva davanti il bagnasciuga, si ferma e ci dice a chi do, scusi l'acqua, com'è? Di chi giustamente riesce l'acqua, no, buona, che tu. Un siciliano non si fida, opere, mette c'è chi tocca l'acqua, e insomma non è che tanto va. Ora comincia a entrare tutto. Perciò cosa fa? Appena entri in acqua, più avanzi, più l'acqua sale. Perciò di sopra le ginocchia, le parti basse, ma il momento peggiore è quando ti tocca lo stomaco. Ora lo stomaco, essendo più caldo, ti fa sentire la differenza di temperatura. Si capisce quanto il siciliano è mascolo, quanto non teme il freddo, vide l'ondina a casa e moglie, va indietro più che può, s'arrisuca la pancia. Quando l'ondina lo sta per colpire, il siciliano coraggioso, che cosa fa? Hoppete! Satano, signore e signori! Carne che si fanno un bagno, fanno giochi senza frontiere! Io che viaggio, che dico, ho la residenza sulla tratta Milano-Linate, Palermo-Milano-Linate, una volta inizi di maggio, da noi soprattutto le città vicine al mare, hanno proprio un'anteprima dell'estate, 26 gradi, picchio l'aereo, a un certo punto sapete il pilota, dà la comunicazione sul volo alla temperatura esterna, prima di atterrare che giorno, ma signore e signori, buongiorno, stiamo atterrando a Milano-Linate, la temperatura a terra è di 2 gradi, vi auguriamo buon soggiorno a Milano. Già faccio di palemmetà, ma lo sentisse che disse? C'era gente che i tappini dentro l'aereo, signore. 2 gradi, se il pilota avesse detto, attenzione, l'aereo sta precipitando, fottete! Signore. Signore.
Ieri l'aereo è atterrato, sono usciti tutti tranne i siciliani. Lo siciliano si scanda. Noi del freddo ci preoccupiamo, ma addirittura il freddo ci condiziona anche il modo di vivere, di interpellare proprio le persone. Per esempio il milanese, che è molto educato, quando ti saluta è più freddo di un siciliano, ti dà la mano, la distanza. Come stai? Tutto bene? Il lavoro, la famiglia, fatti i fatti tua, che già fanno un sacchi di domande. Siciliano che ti dà la mano, la distanza. Comba! Tanghia timpolate! Un siciliano t'abbraccia, è tutto sudato, da manghiappare un sorore, perché è un segno d'affetto. Io lo vedo nell'autografo una volta a Milano, esco da un teatro, una signora mi fa: signor Sassa, la bambina l'ha riconosciuta, se mi fa una firma. Signora, glielo faccio con piacere. No, ma guardi che gliel'ho detto, mi raccomando, la privacy dell'artista. Ho capito, signora, ma è una bambina. No, ma guardi che queste cose gliele dobbiamo inculcare sin da piccola. Ho capito, ma mi neghi da casa, signora, che posso uscire la sua figlia. Quando scendo in Sicilia, lo charme e l'educazione del siciliano. No, 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 ma siamo educati, è l'atteggiamento. Mi vengono da dietro, giusto che me l'hanno mi fatte mia. Sasa! Minchia, te ne un colpo di via! A due giorni da Catania, a Catania, era la Vietnea, se non siamo, era al telefono, mi dico catanese con quell'accento. Ma quando c'è, Sasa Salvaggio, sei un patagone! Buonasera, forse andiamo a fare un selfie e ci si guardi, finisco la chiamata. No, ma andiamo a fare un selfie fuori, ci si guardi, ho capito, finisco la chiamata, dico a un certo punto catanese, ma con tu sta parando? E mi scippo il telefono, rimasi. Che cosa fa? Ti ci incazzi qua? Siciliano è così, noi abbiamo i nostri tempi, i nostri ritmi, voi lo sapete che noi siamo l'unico popolo al mondo che ha 5 minuti di fuso orario indietro rispetto all'universo. Portate indietro, ah, stanotte c'è l'ora, alle 3, torta, 1 ora e 5 minuti in Sicilia. Che tutti ci dicono siciliano, fammi sta cosa, e tu che ti dici? Aspetta 5 minuti. Così arrivi in tempo, noi le cose le facciamo con calma. L'altro giorno c'è stata una piccola scossa di terremoto vicino a Palermo, una mia amica va da sua moglie e ci fa: Giovanni, il terremoto! Ci risponde, e chi è? Colpa mia, non l'ho capito. Che bella questa terra, questa Sicilia. Voglio concludere, visto che insomma è un intervento, mi piaceva anche ringraziarvi così per questo premio. Io ho fatto un lavoro al Teatro Massimo di Palermo che si chiama Racconti di Sicilia, è un tratto di un libro di Santi Correnti, che è stato un grandissimo cultore della sicilianità. E pensate, in questo lavoro ci sono tutti i racconti dei non siciliani che con occhi veri hanno potuto raccontare la nostra terra, cosa che comunque che sappiamo fare pure noi siciliani, ma nel momento in cui la Sicilia la perdiamo. Quando siamo qua ne lamentiamo, chi sto fa schifo, chi è cornuto, chi è cordeghe, non siamo mai contenti. Però nel momento in cui te ne vai dalla Sicilia, anche le cose che ti danno fastidio ti mancano. Io mi ricordo un mio amico palermitanissimo, guardi, ma veramente mi è arrivato a dire: Sasa, a mia è la mia città, mi manca magari la Monnezza. Quello ci mancava la Monnezza, perché per noi palermitani la Monnezza è un amico, un fratello. Tu a Dalio ti salivo, non ne preoccupa, io come mangiare la Monnezza, non ne preoccupa. L'ironia, noi ci salva l'ironia. Io una volta a Milano, sapete, facevano i milanesi d'estate a Palermo, si facevano i fotografie a Monnezza. Allora io ci avvicinavo e ci disse: ma lei lo sa che gli mettiamo per i turisti, ci sta a Monnezza. E quello, dai, sa, scherzare. A Mazzara del Vallo 2 anni fa una bambina è caduta dal primo piano, siccome su Terrachini Monnezza si è salvata, guardate che non sto scherzando. Chi sta a Milano sarà una città pulita, ma se cade una bambina dal primo piano, minchia muore, capito? Solo con l'ironia ne potremo salvare, con l'ironia. E questo pensiero, questo ricordo, era di Edmondo De Amicis, uno che sicuramente, come dicevo io, di cuore se ne intendeva, anche se non faceva il cardiologo, che inizio nel suo libro Ricordi di un viaggio in Sicilia ha scritto: «O divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduto. Viva l'Italia e viva Sicilia!» Grazie a tutti! Obligatoria.